Buongiorno a tutti ragazzi, da quanto tempo non facevo delle creazioni con gli sticker, secoli e mezzo più o meno, quindi nei video di oggi ho fatto solo creazioni con gli sticker, a molti di voi mancavano, visto dai vostri commenti nei vari video, e quindi eccoci qua con lo stampo nuovo e con gli stampi nuovi che ho comprato qualche giorno fa. Ebbene, sarò riuscita a fare qualcosa di recente, ormai ci ho perso la mano con questa tecnica, anche se è tipo la tecnica base. E quindi niente ragazzi, possiamo cominciare. Io comincerei da questa perché come vedete non ci ho fatto lo sfondo. Perché mannaggia agli sticker cicciotti, ho provato a usare uno di quelli molto cicciotti e si è spostato tantissimo, quindi ho detto vabbè, non ha senso neanche che ci faccio lo sfondo. Quindi ecco qua, lo sticker era anche molto carino, Yellow Spank, ma cioè più decentrato di così non penso fosse possibile, quindi peccato. E poi si sollevano anche un sacco, guardate, guardate quanto è sollevato. Vabbè, io odio questi sticker da morire, non sono proprio adatti per la resina. Ovviamente l'ho spostato verso il centro mille volte, ma niente, alla fine si è spostato e si è solidificato così. Direi che possiamo tirar fuori una creazione grande e una piccola, una grande e una piccola. Quindi, creazione piccola. Non mi ricordo già più cosa c'è nelle varie creazioni come sticker, perché vabbè, sono tante, ci sta. Oh mio Dio, guardate quanto è carino. Ok, c'è questo di Gudetama con questo sticker che è troppo carino. Tutti questi sticker di Gudetama sono carinissimi. Ne ho usato un altro, penso questo se non sbaglio. E niente, c'è l'immagine di un tizio che apre un uovo e dentro c'è Gudetama che si spaventa, tipo che carino. Lo adoro. E mi piace anche abbastanza come ho fatto lo sfondo e tutto. Però se l'avessi fatto bianco, cavolo, se l'avessi fatto bianco sarebbe sembrata la creazione un uovo, perché lo sticker è giallo, sembra un tuorlo. Dannazione, non ci avevo proprio pensato, però vabbè, è molto carino anche così. Quindi bene, mi piace. Mettiamole così. Bene, bene, bene. Proseguiamo con... Oddio, questa mi ricordo cos'è. E ho un po' paura di aver fatto un disastro, vediamo se è venuta bene. Insomma, allora, perché l'ho fatta così? Perché nell'immagine c'è Molang che sta guardando la neve che scende. E quindi ho messo questi glitter che fanno l'effetto neve, perché sono molto bianchi, molto intensi. Ma uno, ne ho messi troppi purtroppo. Volevo fare l'effetto bufera di neve, ma sono troppi. Due, mi ero dimenticata che non dovevo mettere un colore molto scuro con questo sticker, perché infatti è un po' trasparente, quindi Molang non è più così bianco. E poi i glitter si sono mossi tipo, e quindi nei bordi non ci sono. Ok, quindi no, dannazione, non è venuta bene come speravo, peccato. Però guardate come sono lucida, oh, che belli questi stampi. E si poteva andarmi meglio decisamente. Allora, in questa qui, cos'è che ho messo? Ma che carino, questo... Perché in alcun... cioè, se tengo la creazione così sembra che non ci siano glitter, e in realtà ci sono. Vabbè, a parte questo, che carini questi sticker. Mi sa che... non mi ricordo se ho usato solo questo, perché volevo vedere se veniva bene o un altro. Vabbè, dopo lo vediamo. Ma è carinissimo, è questo cono gelato a forma di orsetto che manda un bacino, tipo, che carino, è bellissimo. E lo sfondo appunto l'ho fatto azzurro pastello con dei glitter. Molto carina. Cos'è sta roba? Vabbè, comunque molto semplice ma molto carina. Poi questa qui, che sembra che non ci sia perché è dello stesso identico colore dello stampo, in realtà giuro che c'è una creazione. Mi è venuto un colore stranissimo, in realtà non l'ho fatto apposta, io lo volevo più sul rosa, ma vabbè. Mi è venuto color stampo. Oh mio Dio, adoro! E ho usato questo sticker qui, che è fatto da... oddio, com'è che si chiamava? Le Chateau Noir Cutisserie, una roba del genere. E era l'ultimo dei suoi sticker, purtroppo, e sono... appunto erano questi sticker con vari soggetti che erano versione gatto, quindi in questo caso la ciambella. Quanto è bello sto disegno, l'ha fatto la ragazza, poi bellissimo, cioè bravissima. E sì, cioè è proprio il colore dello stampo. Però dai, ci sta bene questo colore. Quindi anche se non è venuto rosa, pazienza, perché è molto carino, anche così mi piace. Guarda quanto sono lucide ragazzi, che soddisfazione vedere le creazioni così lucide. Poi qui con tutte ste bolle al centro abbiamo... sono due sticker della Sanrio con My Melody e non mi ricordo come si chiama il pinguino. Ma Dio, si sono bagnati un sacco, guardate nei bordi come sono rovinati, perché appunto gli sticker hanno assorbito la resina. Ed è un peccato perché era abbastanza carina, se no, mamma mia che male qua.
L'avevo fatta di questo colore un po' strano, tipo un color salmone un po' trasparente, molto carino. E sì, è un peccato. Però sì, si sono macchiati tantissimo gli sticker. E poi questo l'ho messo troppo di lato, mi sa, perché sembra riforme, in realtà è semplicemente rotondo, ma di fianco al bordo non doveva finirci, dannazione. Ve l'ho detto, ragazzi, ci ho perso un po' la mano. Allora, questo qui, cioè, il petrilisci in realtà non c'entrava niente. Ma ho detto, ma perché non provare a fare una di queste creazioni con lo sfondo in petrilisci? Per vedere come viene con questa resina, perché secondo me può essere che il Petrilish fa un effetto diverso con la resina che uso di solito che asciuga in 4 ore, piuttosto che con questa che asciuga in 8-12. Vediamo se è vero. Ok, lo sticker non c'entra niente con lo sfondo e anche questo nei bordi si è bagnato di brutto, ma a parte ignorate lo sticker, guardate l'effetto Petrilish. Ok, devo dire che è bellissimo, fa un po' senso forse. Però è veramente bello. Ragazzi, potrei fare la prossima volta un po' di creazioni in petrilisci con questa resina perché appunto viene un effetto un po' diverso, non so. Magari poi mi vengono uguali, però questa mi ispira. Di solito è raro che mi vengano così le creazioni con questo effetto corallo tipo. Interessante, interessante. Poi, ma che colore è questa? Scusate, sembra nera. Io non ho fatto creazioni nere, che cavolo. Ok, si vede così, era un viola molto scuro e Madonna, ho esagerato con la scurezza. E c'è sempre uno sticker come questo qui che abbiamo appena visto e no, non li devo più usare. Sono carini, cioè, c'è anche la fragolina con i glitter, però si bagnano da morire. Oppure devo plastificarli con lo scotch, però cioè, scusate, io questo lo volevo viola, non nero tipo, vabbè. È color vinaccio molto scuro, sembra praticamente nero, quindi... Però sì, dannazione agli sticker di carta. Poi proseguiamo con questo, con un bellissimo sfondo fucsia. Non mi ricordo cos'è. Ah sì, è sempre Molang. Ok, anche qui Molang è un pochino sul rosa perché questi sticker dannazione sono un po' trasparenti, ma è molto 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 carina. Ho messo vari tipi di glitter. In realtà i tipi di glitter sarebbero sia rosa che azzurri per fare un effetto più gelatoso, confettoso, ma non si vedono perché ho messo il fucsia. Ed è molto molto carino. Quanto sono carini questi sticker, ragazzi, Molang è troppo bello, un coniglietto ciccione bellissimo. Quindi sì, anche questa molto carina. Dovevo sbizzarrirvi un po' di più con i glitter, però sono un po' troppo semplici, dannazione. Ve l'ho detto, ragazzi, devo riprenderci la mano, ce la posso fare, devo farle più spesso. Poi qui abbiamo, oddio, non esce. Ok, oddio, si è piegata. Ma cosa, non è ancora asciutta? Oh mio Dio, è bellissima! C'è questo, è Gudetama, lo so, non sembra perché di solito è semplicemente un uovo, ma la faccia è quella, quindi è proprio lui, anche perché anche gli stacchi e lo sticker erano lì dentro. Ed è versione cupcake, oddio quanto è carino! Poi vabbè, ci sono delle scritte in giapponese che io non so cosa vogliono dire, e lo sfondo l'ho fatto lilla. Anche perché vi giuro che questo sticker era viola, non so perché adesso sembra azzurro, ma vi giuro che era viola. Ma che cosa è successo? Vabbè. Comunque, bellissimo questo sticker, mi piace tantissimo. Ma che. Ma. No, c'è finita dentro una cosa nera, piango. Vabbè, è comunque carino lo stesso, lo adoro. Ah, bene. Allora, questa non voglio lasciarla per ultima perché tecnicamente non ha lo sticker. Ma ha altre cose. E si piega. Ho fatto la creazione cioccolatino e mannaggia, anche qui c'è finito qualcosa. E ho messo tutti i confettini. Ho cercato di metterli in modo più preciso possibile. In teoria, in pratica, non sono proprio perfetti. Però sì, volevo fare la creazione che fosse un dolcetto in sostanza. Ah no, qui non c'era finito qualcosa. Mi ricordo che c'era uno degli zuccherini finti che aveva tipo un buchino, così come questa, una crepina. Dannazione, si vede un bel po', non pensavo. Infine, l'ultima, verde acqua. Oh mio Dio, ma è bellissima. Mi piace un sacco questa, ragazzi. Ho usato questi sticker con solo le sagome di Leccalecca e gelato. Poi ci sono dei flakes di sfondo e lo sfondo è verde acqua. Mi piace tantissimo questa. Penso che sia la mia preferita. L'ho tirata fuori per ultimo, ma è la mia preferita. E poi vabbè, così lucida, che meraviglia. Bellissima davvero. Yes, mi piace un sacco.
Bene ragazzi, visto quante creazioni con gli sticker, dovrei farne qualcuna sempre, cioè non dovrei fare o creazioni senza sticker o con lo sticker, ma un mix. E la mia preferita è questa, sono rimasta sconvolta, non mi aspettavo fosse così bello, oddio mi piace tantissimo. Fatemi sapere qual è la vostra preferita e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!